L'esordio bis di Lamberto Zauli sulla panchina del Teramo inizia con un pareggio, e che pareggio al Tardini di Parma contro i gialloblu guidati da Roberto D'Aversa. Tante le sorprese nell'undici di partenza del tecnico: fuori Caidi, Sansovini e Petrella, dentro Capitanio, Croce e Fratangelo, De Ducali e Vacuo per lo squalificato Calaiò. La prima occasione per i padroni di casa col piazzato dell'ex aquilano Corapi, che sorvola lo specchio della porta di Rossi, ma al sedicesimo il Diavolo mette il naso avanti a sorpresa, ma poi neppure troppo. Traversone dalla sinistra di Dorazio, Croce non aggancia, Ilari prima svirgola, ma poi anticipa il compagno di squadra in spaccata, batte Zommers e regala il vantaggio al Teramo proprio sotto la curva dei sostenitori biancorossi, per lui terzo centro in stagione. Risposta blanda da parte parmense, con Corapi, ancora lui, che svirgola col sinistro senza far male a Rossi, ma è ancora la squadra di Zauli a farsi vedere con lo schema da piazzato di Di Paolo Antonio, che chiama Carraro alla conclusione insidiosa, che termina non lontano dalla porta ducale, con Zommers che si distende e controlla. La beffa però arriva alla mezz'ora, Corapi scodella dal fondo, Scavone prova la girata aerea ma non colpisce la sfera, Capitanio allarga le braccia e tocca il pallone col braccio sinistro due volte, per Schirru non ci sono dubbi, calcio di rigore dal dischetto, Evacuo spiazza Rossi e non sbaglia, trasforma dagli 11 metri, ristabilisce la parità. Nella ripresa ancora Teramo sugli scudi, traversone dalla destra ma Mazzocchi è provvidenziale ad anticipare Croce, che avrebbe sparato a quel punto a botta sicura. Barai al 65esimo prova col sinistro dalla distanza senza guardare lo specchio, il Parma di D'Aversa spinge alla ricerca del vantaggio, ma Rossi non solo non deve dannarsi l'anima, anzi è il Teramo ad andare davvero vicinissimo al colpaccio, con Ilari che raccoglie l'apertura di Croce e chiama ancora una volta Zommers alla paratona, salva risultato prima della girata di testa al lato di Guazzo a tempo quasi scaduto. Finisce 1-1 per il Teramo, un punto che fa molto più morale che classifica. L'esordio bis di Zauli va in archivio in maniera positiva. Diavolo che sale a 17 punti in graduatoria, chiude una settimana tribolata come spesso gli è capitato quest'anno, e domenica avrà il match interno del Bonolis, ultimo del girone d'andata, contro la Feralpi Salò.